Ciao a tutti, buongiorno, oggi è sabato, sono le 14:38 se vogliamo essere precisi e sono qui di nuovo per raccontarvi un altro po' di cosine, perché vi avevo fatto una promessa, vi avevo parlato dell'ordine per il kid silk mohair da abbinare alla lana che io avevo già disponibile. Lì per lì sembrava che c'era qualche difficoltà, no, per l'arrivo. Invece ieri, quando sono tornata, ieri sera, quando sono tornata dal mare, dopo la giornata passata al mare, ho trovato questa bustina bella gonfia del Corriere GLS appoggiata al portone d'entrata. Quindi ho detto: allora è arrivato. E sì, è arrivato il mohair, è arrivato il pacchettino. Eccoli qua, i gomitolini. Sono 5 qua, più uno già in lavorazione sul supporto portagomitolo, perché lo sto già campionando. Allora, ieri sera quando ho aperto la bustina, toccandolo, ho detto: ma sarà tutta questa qualità. Quindi adesso devo scegliere bene le parole. Non è che dico che non va bene, che non è buono, perché lo sto solo toccando le prime volte, ovviamente. Non è che posso sapere come si comporta nella lavorazione, nel lavaggio, tutto quanto. L'unica cosa che così, toccandolo subito e guardandolo, secondo me non arriva ai livelli del Kid Silk Vivien della Sessia. Però questo è il mio modesto parere, eh? E vi faccio vedere cosa vedo io. Quindi questo è il filo di Kid Silk Haze della Rowan, giusto? Questo qua. E ve lo metto a confronto con il Kid Silk Vivienne, questo qua. Cosa vedo io a occhio nudo subito? Che il Rowan è molto meno pieno di peluria rispetto al Kid Silk Vivienne. Adesso cerco di farvelo vedere così, in controluce, che lì alla mia sinistra arriva ancora la luce del giorno dalla finestra. Vedete che differenza? Il Vivienne è molto più peloso e ve lo porto anche vicino alla camera, così vedete la differenza. Secondo me, ripeto, al primo impatto io vedo questa cosa, che per carità potrebbe essere dovuta anche al trattamento, cioè il Rowan è già in gomitolo, quindi già pronto da sferruzzare, non ha trattamenti particolari. Invece il Vivienne è in rocca, quindi è trattato per essere lavorato a macchina. Può darsi che anche questo incide sull'aspetto esteriore, quindi sul aspetto, diciamo, organolettico del prodotto. Poi vedremo con la lavorazione, vedremo con il lavaggio come si comporterà. E poi, leggendo l'etichetta di questo gomitolo che ho già aperto per campionarlo, allora ho avuto una bella sorpresina.
Cioè, oltre a vedere che la composizione è praticamente la stessa del vivienno, ovvero 70% mohair e 30% setta. Che cos'è che ho visto qua sull'etichetta? Guardate un po' dove è prodotto. Made in Romania. Buffo, eh? Vabbè. Allora, l'etichetta ci dice che questo filo, cioè la campionatura deve essere allora sui 10 centimetri di campione. Cioè, guardate, è scritto talmente piccolo che anche con gli occhiali non riesco a decifrare. Allora, su 10 centimetri abbiamo 20, dai 23 a 34 ferri e dalle 18 alle 25 maglie. Usando dei ferri dal 3,5 fino al 5, quindi ognuno deve regolarsi in base alla sua mano, alla sua tensione. E deve provare a fare il campione più o meno seguendo queste indicazioni. E questo c'ha un 210 metri per 25 grammi. Ovviamente questi dati della campionatura cioè, intendono sul filo singolo, ok? Sul filo singolo di mohair. Io non intendo lavorarlo sul filo singolo, ho intenzione di, come già sapete, ho intenzione di usarlo abbinandolo alla lana. Allora, bisogna che sto ferma perché sto muovendo il tavolo, quindi di conseguenza muovo l'immagine. Qual è stata la sorpresa? Che nella realtà dei fatti i colori, vedete, quello che così può sembrare vicino, uguale. Vedete quanto può sembrare? In realtà non lo è. Cioè, nella luce artificiale, nel video, sembra il colore più vicino possibile, in realtà non lo è. Questo è un lampone, questa lana è un lampone. E il colore che ho scelto io è più un fucsia. Vedete che anche mettendolo così in video non si vede niente quasi. Cioè, insomma, non mi sembra, cioè, per carità, si può sempre abbinare, però all'occhio nudo vedo molta differenza. Vedo differenza, non molta differenza, non voglio esagerare. Allora, cosa ho pensato io quando ho visto così? Che comunque le nuance sono un po' lontane, che questo è più sul lampone, questo è più sul fucsia. Allora mi sono ricordata che io ho in casa della lana diversa. Allora mi sono ricordata che avevo in casa questa rocca di lana che ho acquistato non molto tempo fa, sempre da Filati e Pregiati di Stock. Mi sa che vi avevo parlato al volo in uno dei video precedenti. Questa è una rocca di cui, cioè, ero andata lì a comprare una cosa. Passando ho visto queste lane appena arrivate, questo stock di lane appena arrivate, e mi sono innamorata, non ho resistito. Allora, non prendetelo per buono, perché non sono certa di ricordarmene bene, perché come ben sapete, io in quel posto ho acquistato tantissimi prodotti e non mi ricordo più, cioè non sono certa di ricordarmene bene quello che mi ha detto Simone. Allora, vedete, questa non è una rocca originale di prodotto. Oppure non so come dire, non so se dirla rocca originale. Insomma, qual è la storia di questi filati?
almeno di questo in particolare. Non era un filato dedicato alla, de, sì, dedicato alla vendita, bensì alla produzione di una nuova collezione. Precisamente questa è una lana merino extrafine prodotta da Zegna Barufa per una delle sue collezioni. Quindi, questo qua è finita, cioè Simone l'ha acquistata come stock, questa insieme ad altri filati, da un laboratorio di maglieria che ha prodotto, preparato una futura nuova collezione che usa i filati di Zegna Barufa, di una famosa casa di moda, ok? Quindi, per quel motivo non è una rocca segnata, cioè con oppure è stata rirocata, questo adesso è esattamente la storia, non so quale sia. Sta di fatto che non c'è scritto dentro né il produttore né niente, non ci sono i dati, però mi pare di ricordare che Simone aveva detto, no, che si trattava di questa qualità, non mi ricordo il numero metrico. Però andando, adesso vediamo che ce l'ha, il tablet ce l'ho in carica. Andiamo a vedere. Vi faccio vedere qual è dunque sulla piattaforma del produttore, sul sito del produttore. Vediamo come si vede meglio per voi, così forse. Proviamo. Allora, è questa qua. Che è? Mi sa che non leggete bene con il riflesso della luce tutto quanto. È la Super Geelong, che è un filato cardato in pura lana merino extrafine, un prodotto iconico della linea Chiavazza, quindi di Zegna Barufa. Ed è prodotta in due finezze, il numero metrico 1/15 e il numero metrico 2/15, ed è un 100% extrafine baby merino wool. Quindi, cosa vuol dire 1/15? Vuol dire che su 1 chilo di filato ne abbiamo 1500 metri. 2/15 vuol dire che in 1 chilo di filato ne abbiamo 7500 metri di filato. Adesso io di questa qua non mi ricordo la finezza, che Simone all'epoca mi aveva detto qual era la finezza, però a occhio nudo, essendo così fine, ma così fine, secondo me è più, vedete, cioè è impalpabile. È talmente fine. Tendo a pensare che è un 1/15, quindi 1500 metri per chilo. Quindi c'ho 1500 metri per chilo. Sono 150 metri per 100 grammi, giusto? 150 metri, io li posso, per 100 grammi posso ottenerli, adesso sempre che non sbaglio a fare io i conti qua, facendolo triplo, no? Mettendolo a tre capi. Vedete, uno, due, tre. Otterrei, se non mi sbaglio io, otterrei 150 metri per 100 grammi circa. Quindi io lo sto campionando così adesso. Allora, qui non vi sto, non la sto a fare lunga, potete andare voi se siete curiosi. Non so come caspita metterlo perché
qui fa vedere la lavorazione a maglia rasata come si presenta. E questa è una struttura diversa che sembra una specie di legaccio, ma non è un legaccio perché c'ha un ferro a rovescio, poi c'ha o sono due ferri a diritto o sono delle maglie allungate, perché non è facile decifrarlo il modello, eh? Bisognerebbe ingrandire bene bene la foto e guardare la qualità. Tornando invece al mio acquisto, adesso mi sembra giusto anche di fare il nome quando ho visto tutto l'andamento. Quindi io avevo fatto per diversi giorni parecchia ricerca per trovare quello che mi sembrava meglio a me come mohair, no? In base al colore e alla qualità. E anche come prezzo, visto quello che costano in giro, cioè a livello di merceria, comprandoli così in gomitolo i Kid Silk Mohair. Dicevo, adesso ve ne posso parlare perché ho aspettato a vedere l'andamento, cioè non è una pubblicità, non faccio, come posso dire, spacchettamenti di prodotti. Voglio solo raccontarvi la mia esperienza, quello che è stata la mia esperienza in base alle mie scelte, perché nessuno mi ha detto prendi piuttosto qua che piuttosto là. Ho provato, ho cercato, ho fatto tanta ricerca, ho trovato quello che a me sembrava il prodotto giusto e ho azzardato l'acquisto. Dicevo, ecco qua che mi carica, fa fatica a caricare, non capisco perché. E questo il mio acquisto e ho acquistato sul, lo vedete? Non lo so, chiaro. Proviamo a vedere se mette a fuoco, troppo vicino forse. Comunque, tricotcafè.com è il sito e ha il prezzo più basso che io abbia trovato in giro per quanto riguarda questo prodotto, ovvero 9,60 € a gomitolo di 25 grammi. Se andate proprio sul sito di Rowan, mi sembra che lo vendano a circa 13 euro, però non sono andata ad approfondire perché comunque ho visto che costava di più. Invece qua sul sito del tricotcafè.com, se andate a vedere, allora hanno delle spedizioni gratis per gli ordini da 29,90, quindi io ci stavo benissimo dentro con il mio acquisto, quindi non ho pagato la spedizione. Sono spedizioni veloci in 24-48 ore con GLS provato, questa è la prova provata che è così. E in più, come vi dicevo anche l'altra volta, mi hanno fatto anche il 10% di sconto perché mi sono iscritta alla newsletter. Allora, qual è stato, diciamo, il piccolo inghippo di cui vi parlavo io l'altra volta? Dunque, io l'ho ordinato il 17 di agosto. Dunque, andiamo a vedere il calendario del mese di agosto. 17 di perché scusate, cioè io adesso non so se ho l'Alzheimer precoce, stanchezza, demenza precoce, non lo so, però sto perdendo i giorni e sto perdendo le date, non una gran confusione. Allora, quindi io l'ho acquistato, ho fatto l'ordine il 17 di agosto, che è giovedì. Quindi 17 agosto giovedì, c'è di mezzo sabato e domenica. Quindi 2 giorni di pausa, e mi aspettavo, adesso non ho detto 24 ore, non pretendo 24 ore proprio, neanche 48 ore, io ho detto al massimo martedì mi arriverà, no? Quindi sarebbe stato il 22.
Invece, controllando lì l'andamento dell'ordine, da che prima il 17 è andato ordine preso in carico, il 18 ordine in preparazione, mi aspettavo che diventasse subito spedito. Invece, dalla preparazione è saltato quel messaggio: merci in cerca ai nostri negozi perché non presenti in magazzino. Quindi a me mi era venuto quel dubbio, ho detto boh, sarà che mi arriva a me questo ordine, oramai già pagato. Quando sono arrivata a mercoledì e il messaggio era invariato, merci in cerca ai nostri negozi perché non presenti in magazzino, ho contattato i gestori, cioè perché hanno il pulsante chat sul sito e li ho contattati scrivendo un messaggio, ho detto ci sono buone probabilità che mi arrivi questo ordine perché insomma non ho tanto tempo a disposizione, vorrei capirlo per organizzarmi, no? Mi ha risposto una signora in giornata spiegandomi che il prodotto non era disponibile nel magazzino a Padova e che stavano aspettando che lo mandassero da un negozio di Verona. Quindi questo era mercoledì, ma avevano detto: guardi, noi ci dovrebbe arrivare domani da Verona, quindi giovedì, e lei probabilmente lo riceverà venerdì. Ragazzi, così è stato. Quindi io ieri venerdì sera tornata a casa dal mare ho trovato il pacco, me l'avevano consegnato, ho visto la mail del Corriere GLS, me l'avevano consegnato addirittura in mattinata. Io non ero a casa, però me l'hanno consegnato. Quindi niente da dire. Quanti giorni alla fine con questo piccolo, chiamiamolo inghippo, la roba mi è arrivata, quindi io l'ho ordinata giovedì 17 e mi è arrivata venerdì 25. Quindi alla fine 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni lavorativi dal momento dell'ordine. No? Se conti 18, venerdì 18, lunedì 2, 3, 4, 5, 6, togliendo giustamente i giorni festivi. Quindi direi ottimo, sono sicura che se ci fosse stata la disponibilità esattamente di questo colore a magazzino mi sarebbe arrivata in 24 ore come c'è il minimo previsto, però va benissimo anche così in 6 giorni lavorativi direi, no? Cosa dite voi? A me mi sembra più che ottimo. Quindi era questo che vi volevo dire, cioè sono contenta di aver pazientato, di aver aspettato. Era la prima volta che mi incappavo in questo sito e ho rischiato facendo l'ordine perché non conoscevo niente, non sapevo niente, nessuno mi aveva parlato, quindi direi che sono più che contenta. E li ringrazio perché sono stati celeri a risolvere la questione e a mandarmi il pacco. Dunque, arrivato sto pacco, io ovviamente non vedevo l'ora di andare avanti a capire come posso fare se parto o non parto con la lavorazione del maglione? Dunque, vi avevo già detto che l'altro campione, no, che io avevo fatto con questa lana lampone e con il Vivien dà questo effetto un po' strano, cioè pizzica sulla pelle, però questo grazie alla lana, perché è una lana molto rustica. Quindi, adesso che mi è arrivato il colore e ho visto che anche il colore non è proprio a occhio nudo, proprio vicino, ho pensato di provare a fare un campione anche con la lana della Zegna Barufa. E sto facendo il campione, ecco perché, cioè,
Adesso non voglio fare troppa confusione perché vorrei darvi diverse informazioni, ma non vorrei fare troppa confusione, non vorrei intrecciarmi troppo nei pensieri. Dunque, dicevo, ho pensato di campionarlo anche con questa lana che secondo me è più vicino come colore, quindi come potete vedere viene... sono molto molto vicini come nuance di colore. Però qui viene la fatica, non sapendo bene bene qual è la finezza, non conoscendo quindi le caratteristiche, no, non è come qua. Cioè, è vero che qui lo paghi un rene, no? Il filato in merceria dove già gomitolato e ci ti danno i dati, no? In base alla finezza, con quali ferri, con quante maglie, e ovviamente anche in base alla tua tensione, più o meno ti puoi regolare, però c'è un buon punto di partenza, ok? Allora, io nella rocca così, che poverina è orfana, cioè non ho le informazioni e mi devo regolare io, quindi devo faticare. È vero, qui a confronto, cioè è una non qualità, è una super qualità anche questo materiale, questa lana qua. Anche questa, se la vai a comprare in gomitolo, in matassa, in merceria, lo paghi, la paghi un occhio della testa. Io ho avuto questa occasione, l'ho pagata, oddio, non vorrei sbagliarmi, 30 euro al chilo forse. Quindi niente rispetto a quello che costano, ma forse anche meno l'ho pagata. Non so se l'ho pagata, forse 22, non lo so, però perché no? Anche da Simone, secondo la qualità dei materiali cambiano anche i prezzi e ci sono lane che da lui costano 18-20 euro al chilo. Questa invece è extra fine di questa, insomma, filatura famosa di qualità. C'è un prezzo un po' più alto. Comunque, anche se fosse stato 30 euro, rimane sempre un prezzo vantaggioso. Cioè, cosa vuol dire? Voglio dire che risparmio così comprando in rocca sul filato, però cioè, vabbè, in questo caso impegno più tempo perché non è etichettato e io non mi ricordo bene quali sono le caratteristiche del filato. Quindi devo fare, tentare, provare fino a quando non trovo la tensione giusta. Ci sono rocche come questa qua, questa lana qua, no, neanche questa non è la rocca originale. Questa è un'altra cosa. Comunque. Ci sono molte di queste rocche originali dove hai le informazioni, ti dicono qual è il numero metrico, ti dicono, insomma, che poi ti puoi regolare. Mi sono dilungata troppo. Per farla breve, devo campionare, quindi per riuscire ad arrivare alla tensione giusta non faccio altro che cambiare il numero di ferro. Ho scelto di usare questo set di ferri della Adiclick. Io ne ho diversi ferri. Se mi seguite da un pezzo, se avete visto i miei primi video dove vi faccio vedere più o meno tutti gli attrezzi che ho dentro casa, quindi ho scelto questo set di ferri. Come vedete, quasi tutto vuoto perché sto variando i numeri, sto cercando di arrivare al numero giusto. E vi spiego un po', adesso lo faccio, a voi forse ve ne frega poco perché non avendo esattamente questi materiali non vi può servire niente la mia spiegazione, però lo faccio un po' per farvi capire che non è così facile il lavoro a maglia, non è che si fa battendo le mani come qualcuno pensa, perché ce ne sono tante persone in giro sicuramente, non è capitato solo a me, sicuramente capita anche a voi. Di quelle persone che ci vedono sferruzzare o uncinettare dicono: "Ah, ma me ne fai anche a me uno?"
Così come se tu fossi obbligato, se fosse un dovere fare le cose gratis per gli altri, cioè manco ti chiedono niente, no? Oppure non ti dicono guarda, mi dici quanto può venire perché ragioniamo se me lo posso permettere, no, me lo fai anche a me uno. Quindi questo discorso lo faccio un po' per far capire a chi non ha idea di cosa vuol dire arrivare ad avere in mano un prodotto finito. Dunque, io ho montato le maglie su due ferri, numero 3 e mezzo, quindi ho montato con il ferro doppio 3 e mezzo. Montato cosa vuol dire? Le prime maglie qua giù. Quindi con un ferro più stretto per avere un po' di elasticità e per non avere le maglie larghissime. 3 e mezzo, montate, ferro doppio. Appena ho montato le maglie, ho fatto dei giri a maglia legaccio aumentando il ferro e sono passata al 4,5, ovviamente con un ferro, non lavorando a tricot a maglia. Allora, fatti questi giri a maglia legaccio, sono passata alla maglia rasata. Allora, questi primi giri di maglia rasata che vedete qua, questi pochi primi giri fino al giro che ho fatto di nuovo a rovescio per distinguere, no? Va bene, sono contenta, adesso ho invertito, niente, vedete, ho fatto un casino. Questo era il diritto della maglia. Quindi fino a questo primo giro a rovescio ho lavorato con i ferri numero 5 e mezzo. Quindi già ho usato tre misure di ferro. Montare le maglie con due ferri 3 e mezzo. I ferri a legaccio, i primi giri a legaccio con il 4 e mezzo. I primi giri a maglia rasata con il 5 e mezzo. Ho misurato un po' e mi sono resa conto che non sto ottenendo le maglie. Ovviamente, questo è da lavare, da fermare, tutto quanto, però così a occhio per cercare di regolarmi, sto variando il numero di ferri, no? Quindi ho misurato il burro da maglia qua, le spiegazioni del modello dicono che il campione deve avere 14 maglie e 18 ferri a maglia rasata. Lasciamo perdere il ferro, che dice con il ferro numero 7, perché io non ho la stessa qualità di filati, quindi il ferro me lo devo trovare io, però ci devo, per chi non l'avesse visto il modello, sto cercando di farvi vedere il modello per largo, il modello che vorrei fare, semplicissimo, però non è tanto semplice alla fine. Eccolo qua, questo è. Ecco, e qui vi faccio vedere la foto da vicino, quello che parlavo nel video precedente, cos'è che non mi piace a me, che loro hanno usato un mohair che ha il filo di seta di un altro colore e che spicca troppo nella lavorazione. A me questo non piace. Per quello ho scelto la qualità del Kid Silk della Rowan, questa qua, perché ha la seta dello stesso colore della peluria del Kid Mohair. Quindi questo effetto a me non piace. Mi piace il modello della maglia, ma non mi piace il modello che fa il Kid Silk che hanno scelto loro. Allora, io devo cercare di ottenere 18 maglie per 10 centimetri e ancora non ce li ho, cioè non ce li avevo qua con i ferri 5 e mezzo. Sono andata. Dunque,
che numero è, perché alcuni di questi ferri li ho usati tantissimo. E cos'è che non mi piace a me del... Cioè, vedete, questo è il numero 7, ma non penso che si riesca a vedere nel video. Sì, si vede ancora un po'. Allora, non so come è inciso il numero, però questi numerini incisi qua, quando il ferro viene usato tantissimo, spariscono. Vedete, questo qua l'ho usato tante volte e non si vede più la scritta. Ovvero, si vede poco, poco, poco. In controluce un 6. Quindi, qui ho usato un 5,5, non ci sono con le maglie. Ho fatto una riga di separazione a rovescio, solo che mi sono sbagliata e ho continuato. Praticamente ho invertito il davanti con il dietro. E ho lavorato con il 6. No, con il 7. Sto avendo adesso sul ferro, cioè in lavorazione ho il ferro numero 7 e anche questo non mi dà il numero di maglie che mi serve, ma non solo che non mi dà il numero di maglie, quindi è più grande già, passando dal 5,5 al 7, è troppo rada la lavorazione, vedete? Non mi piace, anche se considerate che abbiamo a che fare con con questa lana qua, extra, cioè merino extra fine, messa a tre capi. Abbiamo a che fare con il kid silk mohair, quindi questi lavandoli dopo si gonfieranno, riempiranno molto le maglie, quindi hanno bisogno di spazio. No? Tra le maglie le dobbiamo dare spazio, le dobbiamo dare agio. E alla fine è anche questione di gusti come si presenta. Quindi, arrivato a questo punto, visto che neanche con il 7 non va bene, ho cambiato un'altra volta il ferro e sto provando con un 6. Quindi, forse con un 6 riesco a ottenere la tensione giusta di cui ho bisogno. E così, se così non fosse, andrò avanti a provare vari numeri, cioè a riprovare e fare varie campionature fino a quando non riuscirò a ottenere la tensione che mi chiede il giornale, insomma, il pattern. Qui la rocca ha un solo filato e come vedete sto usando solo, cioè come vedete, forse non lo vedete. Allora, sto usando la rocca con un filo solo, quindi non ho gomitolato, non ho fatto tre gomitoli. Per riuscire a avere, cioè per riuscire a lavorare con il solo filo della rocca senza fare altri gomitoli, io cosa sto facendo per avere tre capi? Sto usando il nodo Navajo. Che probabilmente, non probabilmente, mi ricordo che in qualche video, ma non mi ricordo in quale video di preciso, ve l'avevo fatto vedere come si fa questo nodo Navajo. Cioè, all'inizio si parte con... Ve la faccio vedere qui sulla lana più grossa. All'inizio, no? Io ho la rocca con un filo, si parte con un capo, si piega questo capo così, quindi partiamo con tre, ok? Quando arrivo qui, che mi finisce la piega, in questo capio
Inserisco le dita così, prendo in mezzo il filo della rocca e tiro. E non faccio altro che ottenere di nuovo tre fili e si va avanti così. Infatti io qua. Allora, dividiamo. È un imantimento, lo so, però ognuno fa le sue scelte. Uno può di scegliere di fare gomitoli più piccoli. Io rinuncio perché avendo dei gatti in giro per casa, se mi trovano i gomitoli oppure se stanno con me quando io lavoro, e che succede spesso quando lavoro a maglia, il gomitolo per loro è un modo è un giocattolo. Quindi è un casino lavorare. Preferisco immattirmi così, cioè immattirmi. Faccio questa scelta di usare la rocca singola, di triplicare il filato mentre lavoro. Quindi io sono arrivata con questo capio così, inserisco due dita, c'ho il filo della rocca, lo vado a prendere e tiro. E tiro, posso tirare per qualche metro per non star sempre a fare questo movimento, no? Lo tiro per diversi metri e vado avanti con la lavorazione. E adesso, prima o poi, dopo un po' di fatica, troverò la tensione giusta e deciderò con quale numero cominciare a fare la maglia. E seguirò il pattern, insomma, le spiegazioni del pattern. Quindi, come vedete, anche avendo un pattern pronto non è così facile, c'è pattern, uno schema. Le spiegazioni già pronte, non è così facile fare un prodotto. Non è facile neanche se hai esattamente i filati che consiglia il giornale, perché comunque ti devi adattare, ci cioè devi adattare alla tua mano, alla tensione della tua mano. Quindi comunque devi andare a tentativi fino a quando non trovi la tensione giusta. Adesso se sei fortunato di riuscire a trovarla perfetta, almeno di andarci molto molto vicini, almeno quello. Però è essenziale, altrimenti il modello non, insomma, non verrà. Non il modello, le dimensioni non saranno quelle giuste se non abbiamo la tensione giusta delle maglie. Ecco qua, questa è con il caldo che, vabbè, non è che fa questi giorni, può sembrare, diciamo, faticoso lavorare la lana, a me non mi fa tanta, insomma, non è che mi cambia tanto che lavoro lana, mohair, che lavoro a uncinetto la raffia di viscosa per fare i cappelli da sole, non è che mi fa tanta differenza, tanto la temperatura non è che la tengo. Cioè, la percepisco nelle mani, la percepisco più addosso, almeno io, parlo per me, ognuno, come sappiamo, ognuno siamo fatti a modo nostro, no? Ecco, e così andrò avanti a provare a ottenere, anzi, vediamo un po' che qui questo ferro non l'avevo cambiato, quindi ho fatto una lavorazione con un ferro più piccolo, uno più grande, metto giù il 7 che avevo prima e me ne prendo il mio. Ecco, sono bellissimi questi ferri, dà gusto lavorarci, no?
come materiale, come praticità, però a me mi fa impazzire il fatto che si perde il numero. Vabbè, si può usare anche quell'aggeggio che misura il ferro, però io preferirei vedere la scritta. Allora, la scritta non si perde nei ferri quell'altri ferri che ho io, quelli giapponesi. Questi sono tedeschi, quelli giapponesi della Kinkami Bari. Allora, perché in quelle là il numero dei ferri è inciso a laser e rimane, non svanisce anche se si usano i ferri per tanto tempo. E ecco qua, ecco, questo è il mio divertimento adesso, per non dire imbattimento. Andrò avanti a campionare fino a quando non troverò la strada giusta per poter mettere in cantiere il maglione. E sicuramente non tanto per il colore, sicuramente rimarrò su questa lana perché questa è veramente morbidissima, quindi non mi darà quei problemi. Già lo vedo da adesso senza lavare per niente il campione, che non mi pizzica assolutamente per niente. Come pizzica questa qua. Quindi questa rimarrà lì ancora accantonata per chissà quale progetto futuro e andrà in lavorazione questa qua della Zegna Baruffa. Diventerà il maglione del modello che c'è sull'ultimo numero di Bordamaglia. Che altro dirvi? Mi fermerei perché mi sono dilungata troppo. Con un'altra notizia, gli operai sono tornati a lavorare e stanno lavorando al tetto. Non vi dico l'ennesimo disagio aggiunto, purtroppo, cioè è una buona notizia che hanno cominciato a lavorare, però allora vi faccio vedere un po' così, non voglio farvi venire mal di mare, però vedete, io sono subito sotto il tetto perché queste case hanno un piano terra, che in realtà è un piano rialzato perché sotto ci sono i garage, e il piano dove sto io, che è subito sotto il tetto. Quindi questa è la parte più bassa del tetto che va verso il terrazzo, verso la parete esterna. Questa è la parte più alta, altissima, che non so se arriva forse a 5 metri, no? Della parte verso l'altro appartamento, perché ci sono una fila di appartamenti, cioè io praticamente il mio appartamento è metà casa, no? Allora, da quando sono arrivati gli operai e stanno lavorando al tetto, a parte i rumori, il casino, tutto quello che è, mi sta piovendo dentro calcinacci, sabbia, polvere, di tutto e di più. È una roba tremenda, tutti i giorni, anche quando non lavorano. Io non so più come fare. Se qualcuno mi avesse avvisato prima che succedeva sto casino, mi sarei preparata, avrei messo dei teli, avrei coperto, anche se, sinceramente, come si fa a vivere in una casa con una roba così? Però io quando sono tornata a casa il primo giorno, io dal lavoro, cioè la prima volta mi sono accorta che sono arrivati a lavorare perché avevo visto le tegole. Vedete? Forse non si vede, forse sì, no. I coppi, no, hanno tolto i coppi e li hanno appoggiati sull'impalcatura. Quindi ho visto sta roba, ho detto, ahie, si lavora, si va avanti, quindi almeno è un buon segno che proseguono i lavori e prima o poi finirà il disagio. Invece, dopo ho cominciato a ritrovarmi tutti i giorni dentro casa, vi faccio vedere che pulisco, ma dura poco con sta roba così. Scusate, i macchinari che faccio, i macchinaggi che faccio, ecco qua. Vedete? Piove questa roba in testa tutti i santi giorni. Quando sono di sopra a lavorare, che loro camminano sopra, quindi
con il peso, con il botto della lavorazione, ci cascano proprio dei pezzi grossi, che non so da dove cacchio passano. Ho trovato in bagno addirittura proprio dei sassolini. Non so dove sono passati dal tetto, perché quando vado via di casa chiudo le finestre. Ovviamente con l'impalcatura in giro non è che mi fido tanto di lasciare tutto aperto. Apro tutto solo quando torno a casa. Adesso mi tocca vivere così, con la mia allergia alla polvere, con tutta sta roba che piove in testa. Ce la facciamo passare, no? Anche questa, basta che i lavori vanno avanti. Ovviamente il sabato e la domenica non si lavora perché giustamente si devono riposare e lunedì probabilmente ricominceranno, però io mi sto domandando a che punto sarà arrivato sopra il tetto perché hanno scoperchiato tutto, hanno tolto tutti i coppi. Non lo so che cosa hanno messo, qualche robaccia perché dentro casa da quando stanno lavorando, oltre a sta schifezza che piove dentro, c'è anche un odore di roba chimica tremendo, che cioè, proprio brucia il naso e la gola, questo odoraccio. Mi auguro che abbiano coperto in qualche modo, non so con cosa, perché mettono da lunedì mettono delle gran piogge qua in zona. Quindi non vorrei che magari lunedì quando io vado a lavorare, se comincia veramente a piovere, quando torno a casa trovo che oltre a piovere calcinacci mi piove anche acqua dentro casa, però alzo le mani davvero. Ecco, questo è un piccolo sfogo negativo, diciamo così. E questo è quanto. Vi lascio, magari vi aggiorno più avanti sulla decisione che prendo per la lavorazione del maglione. Vi dirò a quali ferri mi fermo, a quale misura mi fermo per fare il maglione e poi magari quando comincerò lavoreremo un po' insieme, se il tempo mi permetterà e se la salute me lo permetterà. Intanto vi mando un grande abbraccio, vi auguro un buon sabato sera, un buon fine settimana e vi aspetto qui con me presto. Ciao a tutti, buona serata!